Eccoci qua, ragazzuoli, benvenuti sul canale ancora una volta per la seconda parte, e si spera quella finale, di The Thaumaturge, demo ovviamente. Come detto, il gioco uscirà nella versione console a inizio di dicembre. È già online la prima parte, e come già detto, visto se avete visto la prima parte, è un gioco interessante ma lento. E vediamo un po' come si evolve la situazione. Io spero solo di arrivare al combattimento, perché comunque abbiamo visto una piccola parte di combattimento che comunque è anche a turni, tattico, però vorrei esplorarlo ancora di più, perché io mi è sembrato di vedere che c'erano tipo dei mostri, quindi forse lui riesce a gestire i mostri nei combattimenti, o poi ci troveremo dei mostri come combattimenti, come nemici. Quindi vediamo un po' che dobbiamo fare. Amico? No! Io non ho capito cosa dovevo fare. Qua c'è il Rasputin. Ah, ok, dobbiamo andare da Vasili. Sì, andiamo da Vasili. Ah, ok, noi siamo qui, divertente, andiamo qua. Ok, andiamo. Travel! Allora, a me personalmente non mi dispiace come gioco, mi attira tanto. È un gioco molto interessante, nuovo completamente del mio genere, perché io non tratto I poco felt something. questi Where is generi it? qui, però devo dire che mi interessa. Vediamo un po' cosa c'è. Lui ha sentito qualcosa di qua. I felt something. Where is it? Questo. So that's how you want to play. Aspetta, lock on screen. Che significa? Ah, ok, vabbè. Carina anche il fatto che comunque tu ti scompare quello tutto attorno a te per farti vedere più cose possibili. Allora, lui abbiamo visto lì. Andiamo a vedere di qui. True fear. Trace certe di Vesna. Tracce certe di Vesna. E quindi. Dai, voglio andare in combattimento, non voglio indagare così tanto. Voglio combattere. Andiamo di qua. Qua c'è qualcosa. Allora, sta cosa che devi controllare ogni 3x2 e premere il pulsante, fammelo fare una volta sola. Non trovo niente io. Aiuto, non trovo niente. Vediamo di qua se c'è qualcos'altro. No, qua siamo al limite. Proviamo a entrare. Puoi entrare nella casa, vediamo. Fammi entrare in casa? No, posso entrare in casa. Horrible death. Iniziamo delle forbici. Madonna, no. Bene, allora. Ancora. Ok, mi dice di andare di là. Ah, dal mio amico devo parlare. Ciao amico, Upir si chiama. This house was always full of fear, and its owner.
was still alive when the house got fire. Someone wanted to kill him. The fire only covered up the crime. The murder gave birth to the flaw that you attached to, didn't it? I'll find you when I track down the murderer. I know who owns this doll. Maybe I should give him back to her. She ought to know more about what happened here. Victor! I hope you've got what you want now, Thaumaturge. Because I think it's time to get out of here. Why the hurry, Father? We're the Tsar's men. How about the donation for the Tsar's army? There are no Russian outposts here. I think this is the guy with the nice boots. You're the guy who trashed our comrades? Sì, se continui ti picchio ancora. I can do exactly the same to all of you. He's not as weak as he looks. He actually looks better than he did the other day. But not counting the priest. He's still alone. Not anymore, I'm not. Dai, dai, fatemi combattere. Sì, 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 dai. Vediamo com'è sto combattimento. Cos'è Improv Taumaturgi? Vediamo. Grimoire. I ponti Taumaturgi. Upgrades, improve your power, sanity, ok. Allora, cerchiamo di capire. Allora, questa percezione. Però che cavolo significa tutto ciò, raga? Suoli heart. Ah no, ok, aspetta. Due, cos'è? Quick attacks. Damage, flip damage, diversion. Questo non si può modificare. Non ho niente io. Poi c'è il nostro amico Upir che è incazzato. Ok, sì, ciao. Vabbè, proviamo a potenziare qualcosa qui. Quanti ne ho io punti? Allora praticamente ci sono varie cose sotto. Altri mostri che magari hai. Io faccio così. Però i punti dove sono? Io non li vedo. Quanti punti c'ho? Vabbè, punti non ne ho. No, aspetta. Ma qua ci dice qualcosa. Gli upgrade. Ok, cosa succede a tutto ciò? Focus, di 60%, no. Non so. Vabbè, andiamo avanti così, vai. Start fight. Strong attacks and focus. Madonna, troppa roba, raga. Cioè, siamo arrivati ora solo al tutorial di battaglia. Adesso c'è pure il nostro amico lì. Conclusion.
Concussion, madonna. Ah, ok, a turno, cioè posso usare anche lui io. Cosa sto facendo? Non lo so, vediamo. Ai. 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 Vediamo che succede, va. Ah, lui è morto, perfetto. No, apparentemente quando muore lui non attacca più, allora. Ai, curami amico. Mi sembra di aver capito che devo curare o no. Ah, ok, così mi dà l'energia a me. Ok. Carina sta cosa, però. Devi capire bene come gestirtelo. Facciamo di quick attack, così attacchiamo consecutivamente, dai. Bene. Dai, curami, amico. Oh, mi ha dato 6, molto bene. E io ho dato un pugnone dritto dritto in faccia. You're right, sir. Me? Yes, but can these salutors also help you in a fight? Can you manipulate people and cast these demons into their minds? Generally speaking, yes. Are you sure you're right, sir? Call me Grigori. Let's head back. I have to visit someone in the village who can tell me more about what happened here. Allora, sta cosa è carina. Mi piace. Il combattimento, raga, mi piace. È divertente. Tattico, come piace a me. Come i vecchi stili. Andiamo al villaggio. E mi sa che andiamo avanti. Andiamo a parlare con questa tipa. Sensing. Knock, knock, knock. I wanted to talk. Ma'am, please open the door. No, stai fuori! Go. We didn't invite any guests over. I'm telling you, go away, or I'll call for help! 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 Somebody help me! What are you doing here, you tramp? I'm not looking for trouble. I just wanted to talk. We'll talk, all right. Dai, parliamo, discutiamo bene, ragazzuoli. Questo cos'è? Cast.
Boh, andiamo così, vai. Salve ragazzuoli, combattiamo! Upir, fai il bravo. E sai che fai tu? Tu picchi forte. Vediamo che succede. Dai, pugno in faccia! Non mi hai tolto niente! Pugno! Aia, che male, amico mio! Pugno! Aia! Aia! Vai, Upir! Sono con te! Ciao! Madonna! Questo qui ci vanno con i coltelli! Io ti ammazzo. Vai, Upir, sono con te. Ma no, Upir, così poco togli. Vabbè, io ho tolto io un bel pugno assestato. The devil sent you. You could say that, sure. Signorina, posso parlare con lei adesso? I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. Please leave. Please, please. Niente, la signora non vuole essere disturbata. So that's how you want to play. Andiamo a vedere in giro. Ci sarà qualcosa, no? Upir. Now I know that woman's trace. Vesna and her husband both left traces of themselves at the Vasili's burned out farmstead. Luca sincerely loves his wife. You think he loves her strongly enough to kill for her? You're right. It'd be better to ask Vesna about that. Eh sì, ci stiamo provando. Vorrei parlare con lei, se mi permette la signorina. Signorina! I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any. Ah, si può montare avanti. Che bello. I know you're scared, but please just open the door a crack and let me ask one quick question. What do you want? Please, don't be afraid. I just need to know where I can find your husband. He's chopping wood in the clearing by the forest. Se l'è già andata. Signorina, lei è andata via? Mi ha mollato qui? Ma sapete che forse è il caso di salvare? Cioè, praticamente questa è una demo lunghissima, ragazzuoli. Allora...
Boh, ragazzuoli, io direi che sono già passati un po', abbiamo visto già un po' di combattimento e devo dire che non mi dispiace, è molto carino, mi interessa come gioco, fatemi sapere a voi se vi interessa come genere. Per me, devo ammettere che è del tutto nuovo, come dicevo, e mi ispira, tanto. Ho intenzione di, a quanto pare, cioè la demo è più lunga di quanto io pensassi, non pensavo fosse una demo così lunga, oltretutto che comunque ci sono molti discorsi, quindi a sua volta si allunga tantissimo. Direi di staccare qui, fare una terza parte, e magari finisce la demo la terza parte, e così ce lo giochiamo piano, senza aver fretta e tutto. Grazie mille di essere stati qui, ragazzuoli, vi invito sempre a iscrivervi al canale, mettere like, commentare, seguirmi su tutti i social, condividete i miei video ai vostri amici, e supportatemi quanto potete e ci vediamo al prossimo video. Ciao!